Bella a tutti ragazzi, oggi ragazzi ci vediamo ancora per questo nuovo video. Oggi ragazzi, vlog. Ebbene sì, iniziamo anche noi con i vlog. E niente ragazzi, oggi andremo a Serravalle all'Outlet in Italia e andremo a fare shopping. Bello. E quindi ragazzi, ciao. Telepass. Ragazzi, fra 20 minuti siamo arrivati, quindi quando arriviamo si inizia. Ragazzi, siamo arrivati all'outlet e niente, vi farò un po' vedere. C'è un bel cane mia mamma. Ma niente, qua c'è subito un negozio e poi potete vedere, qua abbiamo tutto l'outlet, tutti i posteggi. E quindi ragazzi, voilà. Ci vediamo dentro ai negozi. Ora siamo alla Levi's e niente, non cerchiamo qualcosa. Ok, qui ragazzi abbiamo Boss, Hugo Boss. Abbiamo la pianta e niente, facciamo un po' vedere e voilà, qua c'è mio papà, però sono solo dettagli, e mio cane. Ecco ragazzi, e là abbiamo Burger King, non so se si vede, e poi abbiamo tutta la piazza, molto bella, c'è Prada, c'è Dolce Gabbana e poi qui c'era una fontana gigante. E lì ci sono delle seggiole, panchine, belle, anche quelle, dopo le andremo a pranzo. Ecco qui ragazzi, cosa mangeremo? Veramente mangeremo di tutto e di più, tra nuggets, patatine, Coca-Cola, ketchup, hamburger, penso faremo esplodere le calorie, però almeno si mangia. E sì, ci vediamo dopo! Ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare e ora andremo a rifare shopping. Però intanto alla Nike non ho trovato niente, Levi's neanche, ora tocca alla Adidas. Speriamo almeno lì di trovare qualcosa. Ragazzi, lì c'è l'Adidas. Speriamo di trovare qualcosa perché se no questo shopping è andato a male. Non abbiamo trovato niente. Vabbè ragazzi, ci vediamo dentro. Un po' rompendo perché a parte gli
ragazzi, a cosa servono i cuscini? E certo, quanto comodo su questi cuscini. A parte che questa erba finta... Chi ne dà un po'? Vabbè. Chi se ne... Ragazzi, andiamo via da qua. Oddio, ciao bel cane. Ah, ma no, non sei bene. Fa niente, ciao cane. Ciao, guardami, guardami. Passi anche tu su YouTube, ma dai, sì. Oh, mio bel cane, quanto bello. Che sei? È troppo bello, è troppo bello. Passi anche tu su YouTube, sì. Ragazzi, qua c'è pure anche questo bel furgoncino che fa le crepe. Lì. Magari ne prendiamo una. Crepe, che buone, ragazzi. Lì abbiamo un moto store in negozio. Tutte le moto, cioè moto. Tutte le prezzi per moto, casco così. E poi indietro abbiamo tutti i negozi che non ci interessano. Davanti c'è un cane, pare che c'è un cane, c'è un po' e niente. E ragazzi, comunque, ora andiamo all'Haribo. Quindi wow, l'Haribo me li mangio tutti, tanto domani è Halloween, bitch. Mi è salita una marmotta sulla testa, ho paura di queste cose. Ragazzi, ora ci facciamo una bella pausetta e poi dopo iniziamo a fare shopping. E ragazzi, ecco qui il negozio dell'Haribo. Sono troppo contento e vedremo cosa ci sarà. E spero che compreremo un casino di cose all'Haribo! Vi faccio vedere dopo cosa. Ragazzi, abbiamo qui il cartone. Sì, ci sta. Andiamo a prendere. Non vedo l'ora di metterle per andare alla scuola perché sono veramente belle. Dalla scuola o anche in giro. Quindi, di passare di là. Niente di più. Ragazzi, ora torniamo. Shopping è finito. Carichiamo e andiamo. Giornata bella e fortuna che c'era il sole, almeno qui in Italia e non come in Svizzera che pioveva, e quindi ci vediamo a casa. Ciao! Buon viaggio e tieni un biscotto. Buon viaggio anche a te. Ciao. E sì ragazzi, si parte. Ciao, sono mamma. Ciao macchina. Vabbè, ci vediamo. A casa vi farò vedere tutto quello che ho comprato e niente. E ora si rientra il ritratto una giornata magnifica assieme a mamma. A casa ragazzi e niente, ora vi farò vedere tutto quello che abbiamo comprato e abbiamo comprato di quelle cose ragazzi, di tutto di più, la caramella, molte altre cose che vedrete dopo. Quindi ragazzi,
iniziamo subito a farvi vedere cosa abbiamo. Ecco qui ragazzi il nostro primo acquisto, sono delle caramelle tutte della Ribo, di un bel sacchettino che ci hanno regalato perché abbiamo speso più di 30 franchi euro, e iniziamo subito. Allora, abbiamo preso questo pacchetto qua, Mega Fat, con 24 mini sacchetti con tutte delle caramelle. Abbiamo dai Tagada, Dragibus, tutte altre cose. Abbiamo anche gli ossettini normali. E questo qua è il nostro primo acquisto Haribo. Poi abbiamo anche questo secondo acquisto Haribo, un box da 30 pacchettini tutti uguali, i Miami Frizzi. Sono frizzanti, sono le strisce colorate, molto buone anche queste qui. E niente, facciamo così. Là dietro i due personaggi principali dell'arrivo, e questo è. Ragazzi, ora vi mostro il sacchettino. Apriamo la confezione. Comunque ragazzi, prima avevo sbagliato a dire, ma è Miami, non Miami, come ho detto prima. E ora se si apre, ecco qua tutti i nostri sacchettini. E ora andiamo a prendere uno. Ecco qui i nostri sacchettini Miami Frizzi. Sono frizzanti che si gusta ad ogni età. Ci sono 30 grammi in ogni sacchettino, e con le strisce colorate. Secondo acquisto di Haribo. Poi abbiamo, sì, mi direte ora che sono pazzo con tutto quello che ho comprato. Abbiamo comprato dei maxi rotelle, sono tantissime, sono 1,818 grammi, sono veramente tante, sono più di 200, se non sbaglio, sì, più di 200 rotelle, maxi rotelle, anche alla liquirizia molto buone. Poi abbiamo, sì ragazzi, non è ancora finito, abbiamo le coca-coline dell'Haribo, queste qua tutte la Coca-Cola frizzanti con la pinzetta così, e ci sono anche qua più di circa 200 pezzi e 1150 grammi, quindi 1,150 kg. E poi infine abbiamo che ci hanno fatto un regalino, che questo qua cade, un regalino Haribo Colorado, 500 grammi di caramelle. C'è da queste qua che sono le liquirizia ai frutti in generale, ci sono le rane, tutte queste cose qua, i pupazzetti della Haribo normali, e niente. E questo qua è stato il nostro primo acquisto di Haribo. Poi dopo ragazzi, a parte queste buone Haribo, abbiamo anche comprato delle scarpe Adidas. Allora qua. E sono delle Swift Run J. Swift Run J. Voilà. Quindi ve le faccio vedere. Cartone, voilà. Allora, le scarpe sono queste. Qua bianche. Molto molto carine, che mi piacciono un casino. Ora cerchiamo di togliere l'etichetta. Voilà. Voilà. Molto molto belle e comode, anche perché l'avevo già provato. Voilà.
e l'altra, vabbè, stessa cosa, solo che dell'altro piede. Guarda, qua c'è la suola, qua proprio come dei, come delle puntine, però che non fa male, molto comode. E niente, ve le faccio vedere i miei piedi, ma da sola, quindi comunque molto carine. Le ho pagate, cioè le abbiamo pagate, me le hanno pagate 44,95 al posto di 69,05, quindi molto belle, ve le faccio vedere ora. Arte Haribo scarpe, abbiamo anche comprato vestiti. Allora, il primo vestito è questo qua, di una marca molto, cioè tutti i vestiti che vedrete ora sono di una marca molto conosciuta in America ed è la Gap, quindi molto richiesta anche in America. Ve lo faccio vedere. Allora, ho comprato questo maglione Gap con scritto Gap in bianco e original sulla tasca, qua, questa qua, molto bella. Voilà, dietro normale e lo sfondo, cioè insomma la felpa è blu. Qua. Quindi ora ve la faccio vedere indossata, quindi è meglio perché è più. Ragazzi, una cosa molto importante che non ho detto, scrivetemi sotto nei commenti qual è il vestito o la cosa tra quelle che vi ho fatto vedere che vi piace di più. Comunque ragazzi, ce l'ho indossata e boom, è così, molto bella. Gap Original mi sta come un guanto, è veramente bella. Il blu, che poi a me il blu piace, quindi voilà. Ci sta. E ora passiamo alle prossime cose. Poi ragazzi, ora sempre cose da Gap, molto bello anche questo. Allora, qui abbiamo un giacchettino, questa volta con la cerniera, sempre della Gap arancione, veramente molto bello questo arancione qua, che esce molto bene, magari sulla telecamera uscirà un po' un giallino, però devo proprio dire che è un arancione proprio bello potente, per la luce che fa un po' questo giallo qua, forse no, comunque molto bello, a meno che cambia colore, non so, no, no, comunque questo arancione, sì, comunque molto bella, Gap in blu e bianco, niente, bellissima, c'è un bello, sì. E ora ve la faccio vedere. Esempio. Ragazzi, ce l'ho su, anche il cappuccio dimenticato, anche in quella blu, ora è pista, ma no, eccola qua, anche questo qua mi va come un guanto, che bella, voilà, quindi niente, bella, e niente, passiamo ad altre cose, perché a parte queste due maglie abbiamo comprato ancora altre cose dalla Gap. E niente, voilà. E ragazzi, infine le ultime due cose sono due pantaloni. Non li indosserò perché sennò ci vuole troppo. No? E comunque, uno è blu, cioè con un disegnino. Aspettate che tolgo questa etichetta qua, perché sennò voilà. Non è tanto bello. Voilà. E qui con questo disegnino qua, le due tasche normali, voilà, la Gap, sempre solo Gap, no? Abbiamo questi pantaloni,
e poi no, è giù perché non è silenzio. E poi questi qua che mi piacciono molto, un po' un bianco grigio, molto belli, sempre da tutto da tutto. E poi c'è come il buco qua e tutte queste cose anche di là, un'altra etichetta anche di qua. Guarda, ragazzi, comunque molto carini. Ragazzi, gli acquisti sono finiti, la giornata a Serravalle è finita, quindi ragazzi mi tocca solo a fare i salutoni e niente. Ragazzi, se questo video arriva a 12 like inizieremo a fare un casino di vlog, e commentate con hashtag vlog e dovete, come ho detto prima, scegliere la cosa che vi è piaciuta di più tra quello che ho comprato. Quindi ragazzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un sacco di pollicioni in su e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.